gentili telespettatori dei protagonisti in compagnia di un'icona cinematografica, oltre che teatrale. Lui è l'attore romano Maurizio Matteoli. Ciao, innanzitutto benvenuto. Ciao, buonasera. Come stai? Bene, grazie. Tu? Sicuro? Bene. Complimenti per gli occhiali, Ah, grazie. Non ci vedo, sono da vista, sì. 35esima edizione delle giornate professionali del cinema che premia il sequel, I maturi, appunto Il viaggio, che ti ha visto, Secondo. ecco, che ti ha visto protagonista. Questa fotografia degli italiani è piaciuta molto al grande pubblico. Piaciuto molto al grande pubblico, soprattutto ai giovani, sai, l'importante è portare al cinema i giovani, perché bene o male la gente grande, guarda, 40 anni su vanno al cinema, no? È l'abitudine al cinema che devono prendere, secondo me, ancora in pieno i giovani, che andavano a vedere soltanto film per giovani, no? Questi titoli non me li far dire, ma insomma c'è stato un momento in cui c'erano dei film per giovani e dei film per meno giovani, no? Che difficilmente poi l'uno sconfinava nel campo dell'altro. Quando riesci, hai la fortuna, l'abilità di fare un film che può piacere a tutti, è una cosa molto positiva. Si va meno al cinema, purtroppo, come tu sai, insomma. Però quel poco che ci si va, sì, giustamente, e si va a selezionare, si premia la qualità. Credo che Paolo abbia fatto, Paolo insieme alla Lotus, insieme alla Medusa, abbiano fatto due lavori, i due maturi, di grande qualità, soprattutto di grande qualità. E di questo periodo ce ne vuole. Senti Maurizio, nel film si parla anche di una scarsa credibilità da parte del ruolo del genitore, no? Nel tuo caso è mai successo, per esempio, tua figlia si chiama Francesca, se non erro, Mia figlia si chiama ecco, Francesca, ti ha mai purtroppo apostrofato? non, ci vediamo poco perché abbiamo due vite completamente diverse, non ne abbiamo mai parlato di questa cosa, la vedo poco, ci vediamo poco, so che sta tranquilla, sta bene, non lo so, abbiamo, come dire, sai, succede nella vita che poi inevitabilmente lei è molto grande, se l'ho fatta prestissimo, inevitabilmente si prendono delle strade diverse e non ci si sia molto compatibili l'uno con l'altro, però non ne abbiamo mai parlato, se vorrà ne parleremo di questo rapporto tra Padre. padre e figlia, c'è da parlare sempre di questi rapporti. Senti, sto pensando a Rugantino dell'anno scorso, sei ritornato al bagagliere dopo 12 anni, un'emozione sempre Rugantino purtroppo non ecco. si fa più. Beh, Ma un'emozione sempre calcare il palcoscenico teatrale, no? Rispetto al cinema. insomma, soprattutto quel palcoscenico lì, il Sistina. È stato un grande piacere, poi fai, l'unico che ha fatto Mastro Titta dopo Fabrizio sono stato io, me lo tengo stretto, insomma ci tengo molto. Sei sempre un superstizioso, mi ricordo prima una scarpa destra, scarpa sinistra, non so, mi sembra la sarta personale del camerino, No, no? delle cose, questa monetina da 10 Esatto. lire, no, non ce l'ho ancora, grazie a Dio. Non si sarebbe attori se non ci sapessero ste fisse. Invece gli animali, sei sempre affezionato. Animali? Sì. Gli animali, so Non che ho, sei. ne ho soltanto una decina adesso, purtroppo. Sono morti di vecchiaia, hanno fatto la loro vita, felici. Purtroppo una situazione familiare, io non posso più prenderne molti, li raccoglievo per la strada, io con mia moglie non sta più bene come prima. E i cani sono un po' di meno, però quelli che ci sono felici di avere la loro cuccia, la loro ciotola, insomma. Eccoci qua. Ne diamo una mano a un canile che cerca di piazzarli, di sistemarli. Ormai quella è un po', come dire, un modo di essere, una visione della vita proprio in funzione dei cani, randaggi, le cose. È un po' lungo il discorso che esula un po' dal cinema, dimmi. Senti, quest'anno hai lavorato parecchio, Molto, sì. no? Hai fatto due o tre film, invece per quanto riguarda il 2013? Ma non lo so, vediamo, abbiamo due o tre cose in cantiere, dobbiamo deciderle, vediamo un po' che succede. Rifarò un po' un po' più di televisione quest'anno, ne rifarò un po' di più, Fiction, Caruso, però penso. no, Caruso è finito, forse rifarò il Delfino, forse farò i Cesaroni. Fare un po' di cose, vediamo, dai, su, non ne parliamo bene. Chiudiamo quest'anno adesso. Per chiudere, sto facendo uno speciale su Monicelli, il maestro della commedia, il tuo ricordo. Io ho avuto il piacere di conoscerlo, era molto severo, ebbe il piacere di conoscere un film che si chiamava Rossini Rossini, quello con c'era Castelletto, Noiré, La Bissè. Purtroppo, sai, magari avrei potuto, ma se ci fossi stato ai tempi degli anni 60, fine 50, quelli della commedia forte all'italiana.
però io ho avuto il piacere comunque di conoscerlo, sono felice. Maurizio, poi lavoro con Ivan Zina, che sono un po' degli eredi. Un saluto alla trasmissione, siamo i protagonisti, col tuo stile. La trasmissione si chiama? I protagonisti. Ciao, chi sono i protagonisti? Lo dovresti essere anche tu. Va bene, dove va questa trasmissione? Dove è su quattro emittenti regionali. Ah, bravo. Fatti vedere un po'. Bravo, perfetto. State bene. Ciao, caro. Ciao.